Ho sempre pensato che A tu, cosa? il tuo fisico mi ha sempre ricordato Carnage. Sì. Sì, non so perché. Mi manca solo essere uno psicopatico assassino, allora. Dettagli. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale di Channel, sono Maga, lui è Dalma. Oggi torniamo con le nostre mitiche guide alla lettura per principianti e abbiamo un personaggione. Commentate, condividete, mi piacciate questo video, ma soprattutto commentate. Andrete a vedere Venom Let There Be Carnage al cinema, secondo film dedicato ai simbionti in questo caso. Sequel diretto di questo film qua, che vabbè, è tanto poco Venom, ma non importa. Vediamo se si rifaranno con la comparsa del figlioletto di Venom. Allora, lei ci ha detto condividere, mi piacere Certo che commentare. sì. Assolutamente sì, bene. Quindi, ondi per cui, noi oggi parleremo di Carnage. Che per quanto faranno il film con un Carnage esteticamente diverso dai fumetti, il vero Carnage, quello figo, lo trovate nei comics. E io direi di iniziare subito con le origini e le curiosità. Il cui vero nome è Cletus Cassidy, nasce nel 1991 per mano di David Michelinie e Mark Bagley. Allora, appare un pezzo di lui nel numero 360, ma per tutti i fan, e qua abbiamo una super chicca, il vero fumetto da collezione di Carnage è questo qua, il mitico 361. Qua è praticamente l'apparizione completa del personaggio. È un fumetto straricercato, sta salendo in maniera incredibile, infatti questo qua prenderà il volo, andrà in America a gradare tra non molto. Ed è proprio l'inizio del mondo di Carnage, di questo pazzo psicopatico che è diventato tale grazie a un residuo di simbionte lasciato nella sua cella da niente po' di meno che Eddie Brock. Esatto, perché mentre erano rinchiusi a Rikers Island, Eddie Brock senza simbionte e Cletus Cassidy, a un certo punto il simbionte ritorna da Eddie, evade, ma lascia indietro una lacrima che da una ferita aperta di Cletus si infila dentro. Quindi anche l'origine vera e propria del simbionte è diversa da quella spaziale del Venom. Tanto che Cletus ha alcune abilità, alcuni poteri che sono ben oltre superiori a quelli di Venom. Diciamo che è un personaggio simile ma diverso. Queste origini ovviamente sono state rimodernizzate e ampliate, anche perché si è saputo da poco tempo all'interno dei fumetti che Cletus è nato a Ravencroft, questo istituto per pazzi criminali che se ci seguite da un po' avete anche visto il Maga Consiglia. E lo hanno riportato in vita, o meglio, lo ha riportato in vita K'Null, il dio dei simbionti, insomma, la mitologia del personaggio di Carnage e anche di Venom, obiettivamente, è nata come personaggio urbano. Dopo, pian piano, grazie a tantissimi autori, Cates, Sì, diciamo mamma mia. proprio per quello che l'ha ampliato in maniera incredibile, sono diventati praticamente entità cosmiche, cioè, o meglio, K'Null è un'entità cosmica, ma i simbionti sono diventati cosmici, pianeta dei simbionti, eccetera. Però non è questo il video per parlare di questa roba qua, magari un giorno vi faremo anche la storia dei simbionti. Però Carnage si è evoluto, è diventato parte integrante del mondo Marvel, tanto che è stato spezzato in due da Sentry in una scena bellissima, vi metteremo la foto perché è una delle più famose. Preso in ostaggio praticamente una cittadina americana, ma sono solo le prime cose che mi vengono in mente. E anche è andato dentro i fili del telefono per attaccare la gente dal telefono negli anni 90. Insomma, ne ha fatte di cotte e di crude. La sua rabbia e la sua violenza comunque sono ben contestualizzate nella mente di Cletus, perché lui reputa che il mondo è un completo caos e lui è lì per fare il caos, per portare l'ordine, per quanto ordine si possa chiamare lo sventrare persone, uccidere a destra e a manca, però è profondo come personaggio. È un personaggio oltretutto che si lega tantissimo anche a Spider-Man, perché uno dei primi nemici che ha affrontato è stato Spider-Man ed è stata una delle prime volte in cui l'Uomo Ragno ha dovuto chiedere aiuto
a uno che fino ad allora era stato il suo il più acerrimo nemico, ovvero Venom. Esatto, anche perché lui è così folle e è praticamente un serial killer, ma anche da piccolo, cioè lui ha praticamente fatto distruggere la sua famiglia in maniera brutale, cioè lui veniva picchiato da sua mamma, gli ha ucciso il cane, sua mamma ha cominciato a menarlo di brutto perché era straviolenta eccetera, è arrivato il papà a casa, ha ucciso la mamma, cioè pensate, e quando è arrivata la polizia lui gli ha detto no, l'ha uccisa senza un motivo valido e ha praticamente messo in prigione il suo papà e era proprio folle già dagli inizi e lui ama questa follia, ama il massacro, infatti anche i titoli di solito carneficina, massacro, sbudellamento, insomma lui usa veramente tutto quello che un serial killer può usare. E peccato che ci siamo dimenticati a casa Mind Bomb, perché anche quello sarebbe stato bellissimo. Diciamo che gli anni d'oro del personaggio sono stati appunto quelli della sua nascita, ovvero gli anni 90, il cui fumetto americano ha raggiunto apici che mamma mia non ci sogneremo nemmeno. Solo grazie a ristampe e quant'altro riusciamo a risalire quelle storie, quella violenza, quella crudezza che si trovava nelle pagine quando ti leggevi un uomo ragno insieme ad un Carnage. Oggigiorno Cates ci si è avvicinato, sì, anche espandendo il suo universo, facendo, ragazzi, una roba diversa, sì, cioè ha cercato di trovare il perché è così pazzo da andare a cercare tipo i codex dei simbionti, insomma tutte storie che vi abbiamo parlato, che dopo infatti vi consiglieremo, che è praticamente quasi legato a doppio filo col canale YouTube, perché noi il mondo di Spider-Man, il mondo di Venom, il mondo di Carnage, come il mondo di Batman e di Superman, che sono praticamente i personaggi che obiettivamente portiamo tutto, sì, esatto, perché ci piacciono tantissimo, lui è sempre presente o quasi nel canale, portiamo praticamente tutto quanto, quindi se andate anche a vedervi tutti i video precedenti dei Maga Consiglia, comunque degli speciali, troverete veramente pane per i vostri denti. Vi ricordate la storia della lacrima di simbionte che si inietta letteralmente in una ferita aperta di Cletus? Bene, questa lacrima rende i poteri, rende diverso il Carnage rispetto al Venom, molto più longilineo, molto più mutaforma, riesce a sparare addirittura a ragnatele, perché chiaramente a fare le armi, riesce a creare armi col simbionte, riesce a sparare ragnatele da ogni parte del corpo, mentre Venom sparava solo dal dorso della mano e quant'altro, quindi ha una sorta di biologia diversa, appunto perché il simbionte è entrato in stretto contatto o direttamente in contatto con il sangue di Cletus. È un folle e noi siamo felici, felicissimi di leggere le storie di questo personaggio, perché merita tantissimo. In Italia le peripezie del nostro Cletus sono pubblicate come sempre dalla Panini Comics, che obiettivamente ha fatto uscire veramente tanta roba nel corso degli anni. Queste che vi proponiamo sono solo le più recenti e neanche tutte del personaggio, perché veramente hanno fatto di tutto. È entrato in qualsiasi raccolta di Spider-Man, quasi in qualsiasi momento della vita editoriale del personaggio, anche di Venom. C'è un po' di Carnage. Ci siamo dimenticati anche di dire di Toxin, che anche quello arriva da Carnage. Insomma, veramente tanta roba che la Panini propone. E obiettivamente possiamo veramente trovare tutto. Tutto. Recentemente è uscito il suo evento dedicato, ovvero Absolute Carnage, che c'è anche qua sul tavolo, che l'ha riportato in auge, sì, ha preso tutto. Ha preso sia la serie regolare di Venom, ha preso la serie regolare di Spider-Man, insomma il mondo del ragno, Deadpool, sì, un sacco di personaggi, e quella è una delle storie che ancora si riescono a recuperare, che si possono leggere, altrimenti chiaramente Panini arriva in soccorso anche con raccolte come Io Sono, come ristampe di storie che mamma mia cosa stiamo qua a parlarne, Massacro, ce ne sono mille altre dedicate anche, che ne so, quelle anni 90. Quelle anni 90, esatto. Come si chiama? No, Born in the USA. Come si chiama? USA? È Carnage USA. Born in the USA. Born in the USA. Ti prego, metti il schermo grigio. Born in the USA. Questo sempre perché non abbiamo mai fogli da cui leggere, andiamo a getto. Comunque, Panini il personaggio lo tratta non con i guanti, ma quando esce qualcosa di Carnage, noi o ve lo portiamo o comunque in fumetteria esce sempre.
Ma dopo questo lungo monologo sui fumetti in Italia, non ci resta che parlare di comics, la roba più bella del mondo, e consigliarvi i fumetti. E prendendo anche spunto con quelli che vi abbiamo detto prima, prendendo anche diciamo l'ultimo ciclo, comunque la roba ristampata dalla Panini ultimamente, abbiamo deciso di fare tre consigli come sempre. Il più facile, quello che proprio la Panini ce lo offre ogni volta su un piatto d'argento. Noi lo sappiamo che lo fa per noi, perché sì, sai che facciamo questi video e io sono Carnage. Chiaramente il modo migliore per avvicinarsi per la primissima volta al personaggio è comprare un'enciclopedia con dei capitoli, di cui i capitoli più importanti della storia editoriale del personaggio. Esatto, qua abbiamo come sempre appunto l'infarinatura generale, le spiegazioni eccetera, che tanto bene fanno specialmente ai nuovi lettori. Ma secondo consiglio, che è probabilmente la roba più giusta da fare, è prendere questo volume qua. Perché questo Spider-Man vs Carnage raccoglie proprio le storie dal 361 in poi, o meglio non tutte ovviamente, però quello di quel ciclo lì, dove nasce il personaggio, dove viene buttato dentro nei comics e viene fatto conoscere ai lettori. Io mi immagino i ragazzi teenager di quegli anni lì, cioè, che... guarda anche solo, cioè, questa vignetta qua di Spider-Man, cioè non è più stato, beh, metti una foto, non è più, guardate questa, non è più stato così dark come in quegli anni, cioè è qualcosa di spettacolare. Queste storie sono Mamma mia. Ma è proprio bellissima, infatti sono contentissimo che l'abbiano ristampato anche ad un costo molto, diciamo, non conveniente, però comunque giusto, sì. E hanno messo dentro delle belle storie del personaggio per farlo conoscere al grande pubblico, diciamo così. E ci sono anche delle storie un po' più, se non sbaglio, quelle cosmiche, esatto, quei 430-431, quando cominciano a modificarlo in maniera incredibile. E ultimo, ma non ultimo, non poteva mancare l'evento suo dell'anno. E mi sono ricordato che ho anche un'altra roba. Tu parla di Absolute Carnage. Absolute Carnage, eccolo qua. Ne abbiamo parlato prima nella sezione in Italia. Absolute Carnage è stato l'evento dove l'ha visto come protagonista e invadere e simbiontificare mille altre testate relative, cioè, al ragno e non. Pensate, se per un fumetto del genere hanno fatto perfino la stessa copertina in Funko Pop, quanto importante è per il mondo Marvel simbiontico? Eh sì, qua si collega veramente alla mitologia che Cates ha cominciato a diramare sin dal primo numero della nuova serie dedicata a Venom, ovvero questa presenza di il nome intanto della specie di simbionti, ovvero i Clintar, e quindi l'arrivo anche di Knull. Lì, esatto, è un preludio a King in Black, che probabilmente quando uscirà, anzi senza probabilmente, ve lo porteremo al 100%, che è comunque la storia attuale dei simbionti. Insomma, di robe da leggere per quanto riguarda il mondo dei simbionti. Mi è venuto in mente un'altra cosa, vai, che io prendo anche King in Black numero 1, perché King ce l'abbiamo, Black, perché ce l'abbiamo, e si è fatto il video di King in Black, no? Non è ancora uscito in Italia, ma abbiamo il CGC. Comunque è una storia che, per chi è un po' più amante, quella di Absolute Carnage, un po' più amante per dei disegni più moderni, di una narrativa un po' più veloce, un po' più spiccia, diciamo che Absolute Carnage va benissimo, eccolo qua. È proprio bello quando abbiamo talmente tanta roba dei personaggi, quando ci piacciono, che non abbiamo più spazio. Ti ricordi sui 6 scudi? 2 fumetti avevamo detto. Okay. Comunque questo è il terzo consiglio, perché chiaro, chi vuole partire dalle basi, chi vuole leggersi le prime storie e chi vuole leggersi una delle ultime più belle dedicate al personaggio, questi sono i tre consigli che per forza devono entrare in libreria. Bene ragazzi, abbiamo finito la nostra guida alla lettura. Se avete consigli sotto, fateli subito, perché ce ne sono veramente tantissime di storie che meritano del personaggio, e date una mano ai novizi a iniziare questo mondo dei comics, che è un mondo che noi amiamo e spingiamo tantissimo. Ovviamente seguiteci su tutti i social, nella descrizione c'è tutto quanto, anche per acquistare i volumi, per i tre consigli vi mettiamo anche i link, e supportarci quindi anche attivamente. E da Maga e Dalmi è tutto. Noi vi ricordiamo di stare in campana, perché prossimamente dopo questo video uscirà anche la recensione del film, ovviamente. Assolutamente sì. Quindi ciao amici. Ciao ragazzi.